Allora, l'analisi della partita credo sia condizionata tantissimo dai primi 50 secondi, dove su un'aggressione del Pescara avete subito gol e poi avete subito tanto Pescara. Sì. 42 secondi abbiamo preso gol e poi errori individuali grossolani. Pescara ha meritato, noi primo tempo così è complicato. Dopo un primo tempo del genere è complicato pensare a qualcosa di positivo, però poi bisogna girare pagina e ricominciare, perché mercoledì c'è un'altra partita. Ecco, prima di guardare un secondo tempo senz'altro migliore della sua Lucchese, le chiedo se nel primo tempo ci sono i demeriti individuali a cui faceva riferimento lei poco fa, o se c'è tanto Pescara come aggressività, come compattezza e come squadra. No, c'è tanto Pescara, ci sono tanti demeriti individuali, demeriti miei. Forse dovevo fare delle cose diverse, che poi però abbiamo fatto anche nel primo tempo, abbiamo cambiato qualcosa, quindi non è... Abbiamo fatto un brutto primo tempo, forse il peggiore di questo anno e mezzo, e quindi abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti a loro, noi dobbiamo ragionare seriamente, perché nonostante avessimo fatto secondo me su 10 partite 8 buone, quest'ultima, ti dico che quest'ultima partita, questo primo tempo col Pescara è un po' preoccupante. Ecco, da come parla è arrabbiato molto con i suoi? Sì, in generale sì, con i miei, perché una squadra così forte non puoi concedere. Abbiamo regalato il secondo rigore sul primo gol dopo 42 secondi, non puoi, 42 secondi non puoi prendere un gol del genere contro una squadra così forte. Non so se dipende da me, se dipende dai giocatori, quello che non lo so, di certo non... Poi so che capita nel calcio queste situazioni, però è così, è dura. Sono fiducioso perché ho visto altre cose, però così è dura. Soprattutto quando ha messo due attaccanti larghi all'inizio alle spalle, ai lati di Costantino, poi ai lati di Magnaghi, la squadra si è mossa discretamente bene. Sì, ho messo Babacar, che era il ragazzo vostro del settore giovanile, Sasanelli ce l'avete voi. Ogni tanto bisogna anche assobiettivi, cioè, sono giocatori che voi avete mandato da altri, cioè. Ogni tanto bisogna riconoscere, Cangiano, Merola, bisogna riconoscere le capacità degli altri, al di là poi le qualità degli altri, al di là poi dei demeriti nostri che abbiamo avuto, del demerito mio. Però poi ogni tanto, come dicevo prima, bisogna essere anche un po' obiettivi, analizzare i valori delle squadre. No? Pescara troppo forte, stai dicendo? Ma tecnicamente il Pescara è più forte, ci mancava Guirini, Antoni, Tombarello, Gasbarro. Li recupera per mercoledì? Penso di sì, speriamo di sì. Però si vede un tasso tecnico, si è visto in un primo tempo, il calcio fanno i calciatori oltre che gli allenatori, quindi dico, ogni tanto essere onesti, obiettivi, a capire qual è la situazione, tutto qua. Però il calcio è veloce, bisogna voltare pagina e affrontare la prossima partita in modo diverso. Io le rubo solo un altro minuto per una domanda da studio, le do l'auricolare. Gorgone, vi ascolta Massimo Fabio per una domanda e poi salutiamo il mister. Fabio, e chiudiamo. No, io saluto Giorgio con affetto e l'ho sentito molto amareggiato. Ciao Fabio. Gli dico di ritrovare già da domani l'entusiasmo che l'ho sempre contraddistinto, perché purtroppo ogni tanto capita di fare una partita non buona al cospetto di una squadra forte. E gli mando veramente un abbraccio e gli auguro il meglio, perché è un ragazzo sincero, buono, e anche se l'ho conosciuto per pochi mesi è uno che in questo mondo secondo me c'entra poco per come lui caratterialmente. Gli faccio un grandissimo bocca al lupo. Grazie Fabio, ti ringrazio. No vabbè, che c'entro poco in questo mondo, ma sì, forse su alcune cose sono... Devo essere più bravo e furbo, però poi ognuno è fatto a modo suo, quindi oggi analizziamo la partita, il Pescara ha meritato, la Lucchese ha demeritato, ogni tanto dico soltanto poi oggettivamente guardiamo anche i valori delle squadre, tutto qua.